Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Qualcuno ha paragonato la storia di questo mondo a una commedia. Inizia, si svolge e passa. Basta pensare a certi grossi eventi succedutisi in questi ultimi decenni, come cambiano in fretta gli scenari della commedia. Lo dice anche San Paolo: fratelli, passa la scena di questo mondo. Ma c'è qualcosa che resiste, che non passa? Gesù si recò nella Galilea proclamando ovunque: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete a questa bella notizia. Più d'uno, ascoltando il Vangelo, potrà dire di averle già sentite più e più volte queste espressioni. Resta da vedere se le abbiamo anche accolte nella nostra vita, così da lasciarcene trasformare dal di dentro. Certo, ognuno si pone di fronte al Vangelo con tutta la sua esistenza, che è già piena di interessi e di impegni, anche di pensieri, di apprensioni. Ma forse che Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni, cioè i primi che hanno sentito quella notizia, vivevano in un paradiso terrestre? Altro che se apprensioni e ansie erano di casa anche per loro. E l'hanno accolta, ci hanno creduto. Il regno di Dio da quel momento per loro non era più solo vicino, poté entrare nella loro vita. Insomma, sulla scena del mondo sta accadendo un evento sul quale non calerà mai il sipario: il regno, quello che Dio va costruendo dentro la storia dei popoli, nelle vicende degli uomini, nel bel mezzo delle nostre situazioni quotidiane. D'accordo che questa parola regno ci richiama storie e favole d'altri tempi, ma qui si tratta di un'iniziativa tutta divina che fa eccezione. E in cosa consisterà questo regno che Gesù annuncia? Chi potrà farne parte? Gesù è un maestro che risponde e spiega le cose cammin facendo. Per intanto si limita all'invito: seguitemi. Chi può dire di averlo già accolto, di essersi già messo una volta per tutte al seguito di Gesù Cristo e di sapere in anticipo ciò che comporta un tale invito? Ce lo chiediamo anche noi, preti, in questi giorni nei quali teniamo le nostre settimane di fraternità e di aggiornamento, perché prioritario è rispondere, seppure in modalità diverse, a quell'invito che è rivolto a tutti: convertitevi e credete al Vangelo. Preti o laici che siamo, queste differenze vengono tutte dopo. E quel seguitemi è indirizzato a persone concrete, quali siamo noi, dentro situazioni reali che Gesù conosce alla perfezione. Ora tocca a noi, a ognuno di noi, dare la sua risposta, come fecero la prima volta quei pescatori, là sulle rive del mare di Galilea. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.